Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A proposito della prossima legge di bilancio, con poche risorse, ormai per ammissione della stessa maggioranza, se dovessi indicare una priorità, dove destinerebbe queste poche risorse? Ecco, qui mi pare che emerga in maniera chiara la sanità al primo posto. Gianluca? Sì, assolutamente. Una cosa interessante, perché se vi ricordate, qualche anno fa facemmo un sondaggio simile, la sanità era tra gli ultimi. Dopo, evidentemente, quello che è successo con il Covid, ci si è resi conto che non avere tante terapie intensive, non avere tanti posti letto negli ospedali, quindi tutti questi tagli fatti negli ultimi 30 anni, un problema l'hanno creato. Quindi sicuramente c'è questa paura di un ritorno di virus in futuro, ma c'è anche questo aspetto, insomma, che si è valutato questi tagli un po' come eccessivi alla fine, visto poi le emergenze che abbiamo conosciuto bene. E poi ci sono gli aspetti economici, c'è il cuneo fiscale, c'è l'incremento dei salari, gli aiuti alle famiglie contro l'inflazione, questo è un aspetto sicuramente importante. E poi un ultimo aspetto qui, che è quello sulla natalità, che prende il 10%, e non è un argomento da sottovalutare, anche perché riguarda il futuro. Ecco, quando si parla spesso di fare piani di lungo termine anche per l'immigrazione, sì, si dovrebbe parlare, sì, anche del discorso della natalità. Sì, che peraltro è un'altra delle priorità del governo. E adesso l'altro cartello, il cartello successivo, a un anno dalla vittoria del centrodestra, come giudica l'attività del governo rispetto alle sue aspettative? Peggiore delle attese? 55? Diciamo che non è un bellissimo quadro per la Meloni, perché ben il 55% dice che 55% dice che è peggiore delle attese, e il 33%, quindi un terzo, diciamo che è quello che si aspettava, e solo il 10% in realtà pensa che stia andando meglio di quello che immaginasse. E questo risponde un po' pure alla prima pagina del settimanale, no? La luna di Meloni, sì. Capita proprio ad hoc, capita a fagiolo. E, esatto, proprio questo. E in realtà, ecco, la luna di Meloni sicuramente Meloni non c'è più. Solo il 10% ritiene che sia migliore delle attese, e il 33% è come si aspettava. Quindi un'azione di governo che avesse fatto breccia anche in quelli che non l'hanno votato avrebbe avuto delle percentuali, sì, leggermente migliori. Vediamo sulla scia di questo ragionamento l'ultimo cartello: a fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, eccolo qua, no per nulla il 45,7%, e questa suona come una bocciatura però. Sì, in realtà il sì molta e sì abbastanza sono cresciuti di un punto rispetto all'altra settimana, quindi c'è una tendenza al leggero recupero da parte della Meloni. Però certo, abbiamo un blocco di persone, quasi il 50%, 45,7, che sì, non ha proprio nessuna fiducia, non ha più fiducia in questo, non soltanto, un po' in genere nella politica, però in particolare in questo caso stiamo parlando della Meloni, e non ha più fiducia in questo governo. Sì. Forse la parte di questi non l'hanno mai avuta, bisogna dirlo, perché in gran parte questo elettorato di centrosinistra, del 5 Stelle, che certamente non ha votato la Meloni. Certo. Però c'è anche una parte che l'ha, sì, votata, e che adesso la troviamo nella parte dove dice no poca e no per nulla. Quindi un piccolo campanello d'allarme dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci. Davide Giacalone, due domande secche su...